Eccoci qua, seconda parte dell'unboxing della Nintendo Switch. Non fate caso qui al casino, a tutti i cavi, cavini, cavetti. Questa è la docking station. E c'era scritto sul manuale che per prima cosa dobbiamo andare a doccare la consolina. La mettiamo dentro nel dock. Ecco fatto. Fatto questo, vedete in carica, già si è accesa la carica. E si dovrebbe accendere. Se non si accende, l'accendo io con questo bottoncino. Si sta accendendo? Cos'è acceso? Si è acceso, attenzione, attenzione, eccolo, eccolo. Non si sente l'audio però. Poi dice che te la devo togliere. Perché la devo togliere? L'ho appena messa. Beh, insomma, la togli. L'ho tolta e adesso lo schermo è qui. Oh. Ci ha dato il benvenuto la Wii, avete sentito? Sì, la Wii, là. La Switch, avete sentito? Ci ha dato il benvenuto. E qua, allora, vediamo un po'. Dobbiamo mettere italiano. Eccolo qua. Poi, Europa. Poi, avanti. Ricerca rete in corso. Ma dovrò mettere il codice internet. Che palle. Aspettate un attimo, metto il codice. Ok, è riuscito a connettersi. Tanto ho riacceso la luce, non so se ci avete fatto caso. Allora, non sto a Londra, non sto a Londra, sto a Roma. Dove sta qua? Mi 2, ma che cacchio dici? Allora, collega alla TV. Adesso tieni premuto il pulsante di rilascio sul retro del controller. Ok. Ah, ecco perché prima mi ha chiesto di togliere. Forse, non lo so, aspetta. Ok. Mo' devo premere i bottoni per lasciare, rilasciare i controlli. Niente, ci sono riuscito. Fammi via si controllo, sono 1 e 2. Presi, presi, l'ho conquistati. Usa lo stick sinistro per selezionare avanti. Poi premi A sul controller. Ok. Ti serviranno questi. Già l'ho attaccati, che dite? Già l'ho attaccati, se no non funzionava la docking station. Ho già attaccato tutto. Sì, già l'ho fatto sto lavoro, già l'ho fatto. Ok, blocco alimentatore. Poi qua dice collega gli accessori. Sì, già l'ho fatta queste cose, se no non stiamo a parlare adesso. Allora, dove iniziamo? L'immagine appare sullo schermo. Bisogna ricordarsi di chiudere lo stand, perché c'è chi mette la console nel dock senza chiudere il suo stand e si sfonda, si spacca. Ok, collegamento effettuato. Devo aggiungere utente. Creare un nuovo utente. Vabbè, tutta questa cosa ve la risparmio. Io volevo Mario come utente, ma non c'è. Non c'è Mario. Metto Samus. Oppure metto l'astronauta di Star Fox. Che si chiama Star Fox, credo. Lo scudo di Zelda posso mettere. Ma sono pochi, ne volevo altri. Ah, guarda, guarda, c'è Mario da mettere. Si può mettere Mario allora. Guarda quanti personaggini che ci sono da mettere. C'è anche quelli di Kirby, quelli di Splatoon. Io metterei il Marione classico, metterei. Ma il fondale verde non mi piace però. Metterei il Marione classico col fondale. Tipo blu o viola? Mettiamolo blu. Ah, così è figo, dai. Ok. Devo mettere il nickname. E qua non so se metto zomboide. Ci metto? Ci metto. Lo posso cambiare in qualsiasi. Codice. Non so, ragazzi, se metterci il mio vero l'alias o il nome finto. Non lo so che metterci. Così. Ma non c'entra tutto. Non c'entra tutto però. C'è un zombie G. Ok. Ok, eccoci qua.
Accedi e collega. Ah, io c'ho anche l'account Nintendo. Mo' lo vado a collegare perché c'ho l'account del Nintendo 3DS. Niente, qua dice che non posso collegarla a internet se prima non faccio l'aggiornamento. Un cane che si morde la coda. Stessa storia che con la Wii U. Vabbè, più tardi quindi collego l'account. Salta. Allora, online. Niente, filtro famiglia. Menu home, ok. Andiamo al menu home, che si fa con la casetta. E non ci sono giochi, non c'è un cacchio. Quindi adesso, ragazzi, non mi resta che andare a comprare qualche gioco online o mettere uno dei tre giochi che ho comprato, che tra poco vedremo. E devo andare a fare sta cosa. Aspetta, vediamo un po' le impostazioni di sistema. La luminosità, questo è importante. Ah! Voglio vedere se è possibile aumentare la luminosità della consolina perché ho visto che tendeva un po' al giallognolo. Quindi riattacco i Joy-Con. Adesso dovrebbe scambiare la schermata. No, cambia niente. Tiro su e mi ritrovo la Switch in mano. E vorrei mettere luminosità. Vediamo un po' di aumentare la luminosità. Aumentiamo al massimo. Però comunque lo schermo un pochettino rimane giallo. Io mi aspettavo. Forse devo prendere la OLED. Che dite? Forse devo comprarmi la OLED. Perché qua io vedo un po'. Come si dice? Un po' giallognolo il bianco. Non è proprio bianco bianco, eh. C'è un modo per cambiare il punto di bianco? Non c'è. Ai. Ah, ma perché è tipo grigia? Ah, ma perché io so, vedete lo sfondo, vedete lo sfondo, in realtà è tipo un grigetto. Il bianco vero è questo qua. Quindi sì, il bianco è bianco in effetti. Allora niente, sono io che ho sbagliato. Notizie Nintendo eShop album. Niente ragazzi, adesso devo configurare per poter andare sul Nintendo eShop e comprare tanti giochini. Rimettiamo quindi la console nel dock e facciamo l'aggiornamento in internet, da internet. Quindi lo togliamo il gioco e andiamo a fare l'aggiornamento che si fa da qua. Ok, internet utente, dov'è l'aggiornamento? Sistema, aggiornamento della console. Ok, e adesso mi fa l'aggiornamento. Ok, aggiornamento. Poi ci metterà 30 anni come la Wii U. Ricordate la Wii U? L'online era disastroso. A fare l'aggiornamento ci metteva 20 ore. A fare. Ma sul serio, eh? Oh, aggiornamento completato! Già vi ho fatto. Invece la Wii U a fare l'aggiornamento sul serio ci metteva tipo tante ore, tipo 3-4 ore. Ci metteva, vi giuro, eh? Non è una leggenda urbana. Davvero ci metteva tutto questo tempo. Ok, ha fatto l'aggiornamento. Sta riavviando la console. Ma nel frattempo, mentre la console è attaccata in dock. Sta anche caricando la batteria. Lo vedete quel LED luminoso qua? Perché sta caricando la batteria. Ovviamente invece i Joy-Con si caricano solo quando stanno attaccati al corpo macchina, sennò col cacchio che si caricano questi. Ok. Si possono caricare anche esternamente. Allora, vediamo un po'. Inizia. Che succede se clicco inizia? Adesso zero giochi, cioè devo comprare un po' di giochi sul. Perché non mi ha detto di premere questo? Perché mi ha detto di premere il grilletto qua? Non ho capito questa cosa. Per utilizzare il software. Vediamo un po' sul Nintendo eShop. Tra poco dovrò inserire il codice per fare acquisti online. Vediamo un po' che giochi compro. Non c'è niente. Ah, mo devo accedere col codice e poi andiamo sullo store. Tra poco ci andiamo sullo store, ragazzi. Oh, finalmente sono riuscito a collegarlo online. Ci è voluta mezz'ora. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi. Così è posto giusto di trovare informazioni. Là, ci sono un sacco di giochi, anche gratuiti, anche free to play. Ma io devo comprare i giochi dalle shop. Ok. Voglio andare a vedere i giochi. Dov'è le shop? Voglio dei giochi. I giochi vari. I giochi Nintendo NES. Ovviamente a pagamento ti fanno pagare l'ira di Dio.
giochi solo per i membri, che sarebbe per chi c'è online, e a breve comprerò l'abbonamento online, così gioco a Tetris 99 e Pac-Man 99. Giochi in prova. Online. Dove stanno i giochi? Voglio dire lo shop. Dove è lo shop? Questi sono i giochi all'interno. Dove i giochi? Porca vacca. Voglio dei giochi in offerta. Oh, non mi fanno comprare i giochi. Se voglio comprare i giochi al volo, niente. Nintendo. Oh, Nintendo eShop, forse ci siamo, dai. Nintendo eShop. Sta caricando lo shoppino. Ovviamente accedere allo shoppino ci mette 3 ore, come anche il 3DS. Ma io la passo già l'ho messa prima. Salta questo passaggio. Ok, cazzo, vabbè. Ok, inserire la palla, vediamo un po' se riusciamo a accedere allo shoppino. Ovviamente c'è Pac-Man 99, ma ci puoi giocare solo se c'è online, che adesso non ce l'ho, lo devo comprare online. Poi vediamo un po'. Homepage Y. Ok, questo è l'homepage dello shoppino. Guardate quanti giochi. Vediamo i giochi in offerta. Offerta in corso, vai. Niente. Si è bloccato lo shoppino. Peggio di quello della PlayStation 4, che si blocca sempre. Dai, fammi vedere i giochi in offerta, disgraziato. Non voglio vedere le classifiche. Voglio una su offerta in corso. Ok. 1224 giochi in offerta. Ma voi siete pazzi. Y. Filtri. Allora, devo mettere tipo di contenuto. Tutti. O software. No, tutti. Prezzo. Entro i. Sono pure quelli gratis. No, aspetta, voglio. Io volevo metterli in ordine di prezzo. Li volevo mettere. In ordine di prezzo, vediamo un po'. Overla. Questi sono tutti i giochi free to play. No, ci sono. Okay, no, qua ci sono quelli a $1. Che poi, tra l'altro, Dog Duty l'ho preso anche su. L'ho preso su PlayStation 4 poco tempo fa. Sto gioco Dog Duty. Mi è costato quasi uguale. Quindi ci sono le buone offerte pure su Switch, eh. Ci sono le offerte buone. Guarda quanti giochi a 1 euro, è pieno. Bull Boy l'ho finito sul telefonino, in realtà. Ah, guarda che figo. Akane è un gioco in esclusiva per Nintendo Switch. Questo non c'è sulle altre console, eh. Forse c'è su più. No, questo è esclusiva. Ah, io sono interessato più che altro ai giochi in esclusiva che non puoi giocare su altre macchine. Tipo, questo lo compro sicuro, sto Akane. È tipo una specie di arena spacca tutto, fighissimo. Con estetica anni 80, bello, bello, mi piace. È pieno di giochi, non fa guardare quanti giochi a 1 euro. Ma dove è pieno, raga? Oh, faccio incetta dei giochi, mo, eh. Ok, vediamo pure i giochi gratuiti. Ok. Come faccio a vedere a che livello di carica stanno i Joy-Con? Perché no, non li trovo molto responsivi, vanno un po' per cacchi loro. Nel senso che forse la batteria è quasi scarica. Vado un po'. Download gratuito e non me li dice. Ma con articoli zero. Aspetta. Tutti. Tutti. Ma come zero? Ma mi prende per il culo? Io l'ho visto sullo store americano, era pieno dei giochi free to play. Cioè, fatemi capire, non ci sono giochi free to play su. Tutti. Aspetta, mo forse appaiono i giochi free to play. Vediamo un po' se facciamo la magia e facciamo appare i giochi free to play. No, non appaiono i giochi free to play. Perché? Perché non appaiono i giochi free to play? A meno che non li cerchi. Cioè, è pazzesca sta cosa. I giochi gratuiti online appaiono qui no. Tipo faccio un esempio, Genshin Impact dovrebbe essere gratuito, dovrebbe esserci anche per Switch, no? Visto che esiste anche per gli smartphone.
giusto per vedere, perché non lo voglio scaricare, perché comunque già ce l'ho su PlayStation 4. Manco ci ho mai giocato, quindi ok, non c'è. Ma perché giochi gratuiti non appaiono? Ma che cazzo? Un gioco gratuito che mi viene in mente, un gioco free to play. Però un po' Smite, altro gioco che non mi interessa, che non voglio scaricare, però che è gratis, quindi dovrebbe esserci. Ok, Smite, vai. Vai. Smite Basic. Smite. Ma giochi free? Do cazzo. Mi sta prendendo per il culo. Forse devo andare su. Free to play. Ah, ce n'è, ce n'è. Come chi diamine è Travis Touchdown? Ma come? Ma siete, come si dice, un sacrilegio questo. Chi è che non sa chi è Travis Touchdown? Pokémon Unite. Ah, è gratuito Pokémon Unite, tipo League of Legends. Però a me mi fa schifo League of Legends, ragazzi. Apex Legends, ecco, Sky Fide la Luce, questo qui. Sky era il primo gioco dell'autore, cioè l'ultimo gioco dell'autore Genova Chen. L'autore quello che ha fatto Flower e Flow e anche altri giochi fighi. Però Sky è una specie di remake del suo primo gioco. Ed è gratuito, io me lo piglio. Ok, ce la prendiamo Sky. Allora, gratuito. Quanto occupa? Non c'è scritto. Continua gli acquisti. Me lo sta a scaricare in fondo. In background, spero che sì. Andiamo in home page. Ma non voglio chiudere. Devo andare in home page. Porca miseria, quanto è fatto male. È fatto quasi peggio di quello PlayStation 4 sto store, eh. Niente, non voglio registrare un codice. Non voglio registrare un codice. Niente, ragazzi, io mi c'è raccapezzo. E noi penso che, vabbè, vediamo un po' qualche altro gioco gratuito da prendere. Poi dopo devo inserire il codice dei crediti online per comprarmi già di quelli a pagamento. Me ne comprerò un sacco di quelli da 1 euro, dico subito, perché a me gli indie mi piacciono, soprattutto se costano poco. Ma perché qui non c'è, come dice, ma perché qui non c'è il un coso per andare sulle shop? Non c'è l'opzione per andare sulle shop, ma perché? Voglio andare sugli shop, ogni volta mo chiudono sto cazzo di shop. Niente. Cioè da impazzire. Perché mi chiude delle shop? Giochi in prova sono le demo, questo è il giochi in prova, vediamo un po'. Ah, sono giochi di demo a tempo limitato, che non mi interessano. Ah, c'è una prova gratuita di 7 giorni per l'online, quindi volendo posso giocare a Tetris 99 a scrocco per una settimana. Ma dov'è lo shop? Che devo fare per andare sullo shop? Chi devo menare per andare sullo shop? Cioè, chi sono membri? Ma se voglio andare sullo shop, cazzo, devo andare. È un disastro, ragazzi. Ok, chiuso l'applicazione. Ah, da qua, intanto mi sta scarica Sky e ci sta mettendo una vita, ovviamente. Ecco lo shop. Ah, finalmente ho trovato lo shop, ragazzi. Trovato lo shoppino. Mamma mia, che ci vuole entrare su sto shop. Allora, eccoci qua. Allora, andiamo su. Scopri. E poi devo mettere i free to play. Eccoli. Rocket League, Fortnite, che non mi frega niente. Knockout City, l'ho visto, non è granché, tipo il palla avvelenata, il Dodgeball Online Warframe, che già lo conosciamo su PlayStation 4. Asphalt, sono curioso di vedere come gira su Switch Warframe. Secondo me devono aver o abbassato tanto la grafica oppure se gioca in cloud, una delle due cose, cioè in streaming, se no non è possibile. Deltarune, che già l'ho finito sul canale. Forse voi le puntate ancora le dovete vedere, non lo so. Di Deltarune.
Poi c'è Brawlhalla, Warface, Pinball FX3, Vigor, Paladins, Smite, eccolo qua, c'è pure Stranger Things, Super Bomberman R Online, che ovviamente è già solo là. Poi c'è Trove, c'è cosa, c'è Fallout Shelter, qui è tutta roba che si può giocare anche su altre piattaforme, non mi interessa, a me interessa solo la roba in esclusiva, regà. Roba qua non mi interessa. Vabbè, ragazzi, adesso io vedo un po'. Che c'ho? C'ho 67 punti d'oro. Che ci faccio? Che ci faccio con punti d'oro? Forse posso riscaldare dei giochi? Questi sono presi dal coso, dal 3DS. I punti d'oro possono essere ottenuti acquistando giochi o altri contenuti al Nintendo Shop. Otterrà un valore con il disponibile 5% dell'importo speso. Sicuramente. La roba che ho comprato negli scorsi anni è andata perduta, visto che c'hanno un valore di 12 mesi. Vedete? Avrò perso un sacco di punti oro dal 3DS. Ah, alcuni punti puoi avere ad ottenere degli sconti se usi i punti oro. Ok, sì. Ok. Vabbè, ragazzi, adesso io configuro tutto, metterò anche i crediti online, vedrò un po' i giochi da comprare e poi farò delle puntate dove vi faccio vedere i giochi che ho comprato. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!